Venire qui a Venezia è sempre fantastico. Ecco appunto. Infatti abbiamo un nostro amico tifoso. Buongiorno ragazzi, mi trovo a Milano Centrale, sono in partenza. Questa volta vi porto con me in trasferta a Venezia. Come with me. Aggiornamento dopo i primi 20 minuti di gioco, 47-46 per la Reyer. Partita molto importante perché Napoli si gioca a posizionamento per le fanalei. Finisce 81-89 per Napoli che batte in trasferta i campioni d'inverno segnando 16 triple. 16. Detto questo, vi auguro una buona notte, ma il Come With Me ragazzi non finisce qui perché vi voglio presentare una persona, anche se secondo me se siete tifosi della Reyer, se seguite il basket da qualche anno, lo conoscete già. Ospite di questo Come With Me, Andrea Di Nicolao. Ciao. Sei felice di essere ospite del Come With Me? Felicissimo. Cavolo, non vedevi l'ora. Adesso mi puoi fare un tour della città di Venezia, come se fossi una tifosa in trasferta. Bene, dove cominciamo? Partiamo da qui, siamo a Santa Chiara, Venezia è divisa in 6 sestrieri, iniziamo da qui. Parliamo ora della tua giornata tipo nel day off. Cosa fai quando non vi allenate? Da padre di famiglia day off purtroppo non li ho hai. Finiti. A parte gli scherzi, mi diverto a stare un po' con la mia famiglia, porto le bambine a scuola la mattina, al pomeriggio giochiamo insieme, facciamo qualcosa insieme. Nelle altre ore libere cerco anche di essere un marito e quindi stare un po' con mia moglie e fare un giretto a Venezia sempre molto piacevole, un pranzetto in piazza, un caffettino, sprezzettino. Un sprezzettino, quindi queste sono cose che ti fanno stare tranquillo, riposare e staccare vivere un attimo. Staccare un po' la spina e vivere soprattutto la meraviglia di una città come Venezia. Da appassionati di basket in trasferta a Venezia, cosa non mi posso assolutamente perdere? Non si può non andare alla scuola grande della Misericordia, che è la casa storica della Reyer Venezia, quindi un salto lì, Cammy, lo devi fare. Lo devo fare. Una cosa da fare assolutamente se si viene a Venezia, cos'è? In questo periodo c'è il carnevale e venire a visitare Venezia rigorosamente in maschera. Vi divertirete di sicuro. Andiamo avanti che è tardi. Tardi si è tardi. Mangiamo una vittoria. Andrea, ormai sei qui da un po', no? 7 anni, mi dicevi. Com'è il tuo rapporto con la città, con i tifosi? Venire qui a Venezia è sempre fantastico. Ecco appunto. Infatti abbiamo un nostro amico tifoso, la gente ti riconosce in giro, è bello poter fare due chiacchiere, fare una foto, un autografo e la mia famiglia si trova bene e siamo contenti e felici di vivere una delle città più belle del mondo. Merendina prepartita, che cosa si mangia? Non te, non lo mangio. Beh, di questo periodo la frittella qui a Venezia è d'obbligo. Non può mancare. Non può mancare, assolutamente. Oppure un piatto tipico post partita, buonissimi vigori in salsa e non possono mai mancare almeno a casa mia. Dunque ragazzi, i motivi per venire a Venezia ve ne abbiamo dati. Sì, ce ne sono proprio tanti, quindi venite a visitare la città e poi vi aspettiamo alla nostra partita al Taliercio. E poi? E poi seguite i prossimi Come With Me.